Cosa pensi di poter dare a questa squadra? Ma a questo momento la cosa importante è un giocatore sano in campo. Fa un po' ridere, ma anche la verità. Già, si ride per non piangere. Lanza e Djuric sono ancora fuori gioco. Ma quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a ballare. E allora eccolo qui, Matej Kaczyński, l'imperatore, di ritorno dal Giappone per regalare un sogno, una volta di più, alla sua squadra. Già da stasera. Matej, perché hai accettato di ritornare a Trento? Perché ho accettato è facile, perché è sempre una cosa buona di tornare. JTEC, la mia società in Giappone, ha fatto un grosso gesto, perché io sono comunque ancora sotto contratto, per rilasciarmi per giocare questi playoff. Hai seguito la Trentino Volley mentre eri in Giappone? Che idea ti sei fatto di questa squadra? Allora, ho seguito solo i risultati, purtroppo, perché da lì non si potevano vedere le partite, quindi adesso mi farò idea. Ovviamente c'è poco tempo di prepararsi. Fin dove pensi che possa arrivare questa squadra? Ma per adesso penso partita per partita. Il gruppo ormai lo conosco, è cambiato poco, quindi facciamo il nostro meglio di rientrare il più veloce possibile a giocare in una maniera decente, ecco. Senti, sei tornato da 2 giorni, per cui è presto per la domanda che sto per farti, ma te la faccio lo stesso. Tu avevi un solo anno di contratto con la squadra in Giappone, il prossimo anno? Ah sì, ancora presto, adesso comincio un po' a girarsi il mercato, devo vedere quali sono le mie opportunità e poi deciderò cosa fare. E restare qui? C'è sempre la possibilità, ma dobbiamo parlare ancora, prenderò il mio tempo almeno fino al fine campionato e poi farò la mia decisione.